Mauro Berruto e le Marche del Volley, un rapporto da direttore tecnico della nazionale italiana maschile cominciato ad Ancona nel 2011, allora con la sfida tra Italia e Cuba di World League. In quell'anno c'erano i festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, tanto che il programma recitava l'Italia che volley. Secondo il CT Azzurro, l'Italia che ama e gioca il volley ha più pregi o più difetti? Beh, intanto ti ringrazio per quel ricordo perché era proprio il 2 giugno ed era la mia prima partita da commissario tecnico della nazionale italiana in Italia, quindi è un ricordo direi indelebile anche perché la partita andò molto bene, quindi eravamo doppiamente felici tutti. Ma la domanda è interessante, io credo che l'Italia che gioca a volley sicuramente abbia più pregi che difetti, se ha un difetto è quello di, come dire, mantenere ancora un recinto un po' chiuso, no? È un po' autocelebrativo e guardare molto a se stessa. Invece credo che noi, tanto nel settore maschile quanto nel femminile chiaramente anche in virtù di un quasi monopolio per ciò che riguarda l'attività sportiva delle nostre ragazze, dovrebbe forse il nostro movimento e chi fa volley in Italia riuscire a comunicarlo anche un po' meglio, essere più sia attrattivi rispetto a chi si avvicina al nostro mondo, ma anche a godere un po' di più delle cose straordinarie che non solo in questi anni, ma che insomma da tanti anni, da alcuni decenni l'Italia sta facendo con la pallavolo. Il prossimo 5 giugno sarà di nuovo World League, questa volta però a Pesaro, momento importante per la programmazione di Rio 2016. Per dirla contro Isi, Berruto ricomincia da zero o da tre? Intanto ricomincia perché ricomincia una World League che arriva dopo un mondiale brutto e quindi dove occorrerà tracciare con chiarezza una linea, occorrerà contarsi, occorrerà davvero essere fedeli a un programma, a se stessi prima di tutto e a un sogno grande che è quello di riportare la nostra squadra a Rio prima e poi di poter fare il miglior risultato possibile ovviamente in quel contesto. Ricominciamo perché non sopporto e non sopportiamo l'idea della squadra, dell'immagine della squadra che noi abbiamo visto nell'ultimo mondiale in Polonia. Noi dobbiamo prima di tutto riappropriarci di quell'identità di squadra che ci ha fatto vincere anche delle medaglie, ma al di là di quello ci ha fatto riconoscere come una squadra a cui la gente si era davvero appassionata e affezionata, riempiendo i palazzetti dovunque andavamo a giocare e dobbiamo tornare a quelli lì. Poi se torniamo a quelli lì, probabilmente, aggiungo, torneremo anche a vincere delle medaglie. Il progetto del CONI si chiama Sport di Classe, praticamente un clone, nome compreso, di quanto le Marche del Volley fanno da 15 anni con il loro progetto Ragazzi di Classe. Le chiedo, scuola e società sportive, qual è il rapporto ideale? Intanto dovrebbe esserci un rapporto e purtroppo non è scontato che ci sia nel nostro paese. Mi riferisco in particolare alla scuola primaria e alla scuola media. Credo che questo progetto, i progetti che in questa regione e in altre regioni si fanno, abbiano prima di tutto l'obiettivo di far riconoscere alla scuola la dignità della disciplina della materia sportiva. Questo credo sia il presupposto di base. Certamente si fa anche reclutamento, certamente si vanno a cercare ragazzi e ragazze, ma credo che ci sia una mission ancora più grande che è quella davvero di fare in modo che la scuola si accorga che lo sport è una disciplina che ha una dignità uguale a quella delle altre materie. Chiaramente ci auguriamo tutti che arrivino anche dei provvedimenti legislativi per fare sì che questa cosa dalla teoria diventi anche pratica e quindi si possano avere più ore di educazione fisica nelle scuole medie, si possa avere l'ora di educazione fisica, le ore di educazione fisica nella scuola elementare, però in questo momento la fiammella, la lanterna è affidata alle società sportive, alle federazioni che hanno fra gli altri anche questo compito, cioè di riavvicinare e riannodare il mondo della scuola con quello dello sport. Oggi è ad Ancona per parlare di preparazione e tutela dei giovani. Per un allenatore è meglio ritrovarsi in palestra un giovane di grande talento o uno molto motivato?
un giovane di grande talento molto motivato, verrebbe da dire, come catalano in questo caso, è citato Troisi. Non è facile trovare insieme queste due cose, credo che sia anche umano, no? Più uno ha talento, più facili gli vengono le cose, meno evidentemente allenato a soffrire per fare in modo che quelle cose gli vengano. Di sicuro però la lezione, insomma, che lo sport quotidianamente a qualunque livello ci regala è che il talento da solo non basta e che il talento proprio mi verrebbe con tutto rispetto da citare la parabola evangelica, se uno lo sotterra non dà frutto, no? Quindi, di sicuro fra le due componenti, quella della motivazione e quella di questa spinta che è un motore atomico del desiderio, della volontà di riuscire a darsi un obiettivo, a raggiungerlo, quindi immediatamente dopo di trovarne uno leggermente superiore, raggiungere anche quello e così via, nasce da questa motivazione che è naturalmente allenabile, naturalmente insegnabile. Però non basta, diciamo, il lavoro in palestra, credo una sfida che coinvolge, per ciò che riguarda i nostri ragazzi, proprio il clima culturale in cui crescono, da piccoli, ovviamente in famiglia, nella scuola e poi nello sport. Per chiudere questa piacevole chiacchierata con il coach della nazionale italiana maschile, una domanda quasi paradossale: la pallavolo è lo sport delle donne? Sicuramente è lo sport numero uno per le donne, non c'è proprio competizione con gli altri sport, non ci sono dubbi, però noi della riserva indiana del maschile ne siamo orgogliosi, nel senso che siamo consapevoli che la pallavolo è una, in Italia il rapporto fra tesserati uomini rispetto alle donne è circa quasi 1 a 4 è diventato. Però credo che il settore maschile abbia contribuito tanto, anche sia col campionato di Serie A che con i successi recenti o più passati della nazionale Seniores, a contribuire a creare un movimento unico. Io dico sempre, lo ripeto qui, e qui nelle Marche ne siete ben consapevoli, c'è una forza pazzesca che solo la pallavolo ha, e cioè essere uno sport che interessa in ugual misura i due generi. Questo non succede in nessun altro sport. Cioè noi abbiamo le squadre di Serie A1 femminili, la cui curva dei tifosi è fatta di uomini, e abbiamo, lo so bene io, la nostra nazionale maschile che ha un seguito fra le ragazze pazzesco, nel senso il pubblico che viene a vedere la nostra nazionale maschile è estremamente femminile nella sua composizione. Non esiste un altro sport che mette insieme in questa misura i due generi e noi dobbiamo esserne consapevoli e naturalmente valorizzare questo fatto perché è una ricchezza, è un tesoro. Grazie allora al commissario tecnico della Nazionale Maschile di Pallavolo Mauro Berruto, in bocca al lupo. Grazie mille, naturalmente ci vediamo a Pesaro in occasione della nostra partita di World League.